Ciao a tutti dal vostro amico Pantaclown. Spero abbiate passato delle belle vacanze quest'estate e che vi siate divertiti, al mare o in montagna, o dove siete andati. Io me ne sono rimasto qua nella mia cantina, perché noi clown non andiamo mai in vacanza, non abbiamo ferie, non ci riposiamo mai. Siamo sempre dietro a studiare come far divertire la gente a fare giochi. E quest'estate ho inventato un gioco di carte da giocare in solitario, per farvi divertire. Si gioca con un mazzo di carte, le cosiddette francesi, formato poker, oppure anche quelle formato bridge. L'importante è che abbiano la matta, le due matte. Quindi niente carte cosiddette trevigiane o romagnole, queste. Queste qua non hanno la matta, non vanno bene. E poi ci vuole un dado a sei facce. Ce l'avrete un dado a sei facce da qualche parte? Se non ce l'avete, scarabaltate tutta la casa, cercatelo, se no andate a comprarlo. Il mazzo è da preparare, eh? Adesso cambiamo inquadratura, andiamo dall'alto, ci mettiamo con l'inquadratura dall'alto sul tavolino, che vi faccio vedere come preparare il mazzo, perché vanno levate delle carte, e come funziona il gioco. Farò delle partite dimostrative che vi faccio vedere come funziona, così lo capite anche meglio e anche meno noioso. Vedete quando gioco, mentre gioco, come funziona. Ok? Siamo pronti? Via, cambio inquadratura. Allora, preparazione del mazzo. Si gioca con 28 carte, questo mazzo ne ha 54, quindi dobbiamo levare delle carte. Adesso vi faccio vedere quali carte levare. Il mazzo qua l'ho già preparato. Allora, dovete tenere la donna di cuori e il re di picche, le due matte, e poi tenete tutte le carte dall'1 al 6. Tenete dall'1 al 6 di quadri, dall'1 al 6 di picche, dall'1 al 6 di cuori e dall'1 al 6 di fiori. Tutte le altre via, quindi via tutte le figure ad eccezione di queste due. Via tutti i 10, via tutti i 9, via tutti gli 8 e via tutti i 7. Via, questi non servono. Si gioca con 28 carte. Adesso le mischiamo e siamo pronti per giocare a La Spirale, gioco ideato dal sottoscritto. Questo è un gioco originale inventato da me. Diamo una bella mischiata alle carte e siamo pronti per giocare. Adesso vi faccio vedere come vanno disposte le carte sul tavolo. Mettiamo un attimo il dado da parte. Dobbiamo fare una spirale con le carte, partendo dal centro, all'incirca. Mettiamo la prima carta un po' inclinata alla nostra sinistra e poi seguiamo così. Ecco. Dobbiamo fare una spirale con le carte. Le prime volte la farete male, dopo, se il gioco vi piace, che ci giocate molte volte, la farete bene come la sto facendo io. Ci vuole un tavolino un po' grandino. Ecco, abbiamo sistemato tutte le carte e siamo pronti per il gioco. Prendiamo il dado e partiamo da qua. Allora, scopo del gioco è riuscire a indovinare tre carte con il tiro del dado. Tireremo il dado e partiamo dall'esterno andando verso l'interno della spirale. Poi quando arriviamo alla fine torniamo indietro. Prima di essere arrivati all'uscita della spirale dobbiamo riuscire a indovinare tre carte. Adesso vi faccio vedere, ci giochiamo, così vedete in diretta come funziona il gioco. Non è complicato, è facile. Allora, partiamo da qua. Primo lancio del dado, tiro il dado. È venuto 3. Allora parto da qua, 1, 2, 3. Giro la carta. Ecco, se c'era il 3, avevo indovinato la carta ed ero già a un punto. Avete capito? Si vince facendo 3 punti. Altro tiro. 5. Parto, 1, 2, 3, 4, 5. Giro la carta. Niente, 6, non ho indovinato. E proseguo. 4, 1, 2, 3, 4. Giro la carta. 5, non ho indovinato.
altro lancio. 4, 1, 2, 3, 4. Giro la carta e il 3, niente, non ho indovinato. Proseguo. Altro lancio, 1. Niente, c'è un 6. Altro lancio, sempre 1. Giriamo, niente. Se c'era l'asso, avevo indovinato. Perché l'asso corrisponde al numero 1 del dado. 2 ho fatto, 1, 2. Niente, non ho indovinato. Un altro 2, 1, 2. Indovinato. Quando indovino la carta, per via che me la ricordo, la giro così, la metto in orizzontale. Così la riesco a ricordare, vedo qual è la carta che ho indovinato. Abbiamo già una carta. Siamo già a un punto. Altro lancio, 1. Giriamo. Il jolly. Oh, quando prendi il jolly, è praticamente come nel gioco delle carte. Il jolly vince sempre, vale tutti i numeri, dall'1 al 6. Quindi ho indovinato. Sono a quota 2. Se indovino un'altra carta, prima di uscire dalla spirale, ho vinto. 3 ho fatto. 3. 1, 2, 3. Niente. Asso non ho indovinato. Ecco, adesso 6. Adesso si fa così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso cosa succede al ritorno? Se vado su una carta che è già stata scoperta, se è uguale al numero del dado, non succede niente. Se col 6 vado su un 6, non succede. Se con un 6 vado su un 2, un 1, un 3, un 4, il gioco finisce. Sono morto, il gioco termina. Quindi adesso il ritorno è difficoltoso, perché devo riuscire ad andare sulle carte che non sono ancora state scoperte. Allora, tiriamo ancora. 4, 1, 2, 3, 4. Ecco, sono andato sul 3, ho perso, uscito, fine del gioco. Adesso facciamo un'altra mano, così vi faccio vedere che vengono fuori sempre, c'è un sacco di regole. Adesso vedrete cosa succede quando andremo su una delle due figure, perché vi ricordate che c'è anche in gioco la donna di cuori e il re di picche. Adesso tiriamo su e facciamo un'altra spirale. Allora, siamo pronti per iniziare un'altra partita, Vediamo cosa succede. Primo lancio del dado. 4. 1, 2, 3, 4. Giro la carta. Niente. Se c'era un 4, avevo fatto un punto. Vi ricordo che si vince a 3 punti. 1. Giriamo. Niente. Se c'era l'asso, perché l'asso vi ricordo che vale come equivale all'1 del dado, avevo indovinato una carta, era un punto. Altro lancio, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giriamo la carta, niente. 2, 1, 2, giriamo, 2, indovinato, un punto, giriamo la carta e siamo a quota 1. Vi ricordo che si vince a 3. 1, 2, 3, giro, 4, niente, proseguiamo. 1, 2. 2, indovinato. Sono a quota 2 punti. Giro la carta, che mi ricordo che, quindi ho già indovinato questo e questo. Sono a 2 punti. 3, 1, 2, 3. Giriamo. Ecco. Sono andato sulla donna di cuori. Cosa succede quando vado su una delle due figure? Se vado sulla donna di cuori, riparto dall'inizio. Quindi può essere anche buono. Certo, c'è sempre il rischio che posso incappare in qualche carta già uscita. Se invece vado sul re di picche, l'incontrario, si parte dalla fine della spirale, si va sopra il re di picche. Ok, quindi niente, la donna di cuori mi ha rimandato all'inizio della spirale. Ripartiamo. 2, 1, 2. Niente. Tiriamo. 1, 2, 3, 4. Ecco, sono andato sul re di picche. Cosa succede? Il re di picche mi manda immediatamente alla fine della spirale. Tiriamo il dado. 1, 2, 3. Jolly.
Il jolly vi ricordo che vale per tutte le carte, il jolly è dall'1 al 6, quindi ho vinto, vinto, vinto. Via, facciamo un altro giro, altra la corsa. Allora, via, cominciamo un'altra partita. Vediamo che succede. Primo lancio. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, niente, non ho indovinato. Un altro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niente. 2, 1, 2. Ecco. Donna di cuori, vi ricordate cosa fa la donna di cuori? La donna di fuori, di cuori, mi fa ripartire dall'inizio della spirale. 1, 2, 3. Niente. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Indovinato, indovinato. Un punto. Giriamo la carta. Ho fatto un punto. Vi ricordo che si vince con 3 punti. Bisogna indovinare 3 carte. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, se vai sulla figura è finito il gioco, sei morto. Andare sulla figura già girata, il gioco finisce, muori. Solo se vai sul jolly, il jolly abbuona, perché è come andare sul numero del dado sul jolly. Se vai su un jolly che è girato, non muori, prosegui. Invece se vai sulle figure, muori. Quindi partita finita, ho perso. Cominciamone un'altra, via. Via, siamo pronti per cominciare un'altra partita. Primo lancio del dado. 3. 1, 2, 3. Niente. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriamo. Niente. Asso. L'asso, vi ricordo, vale 1. L'asso è come il numero 1 al dado. 1, 2, 3. Niente. Altro lancio. 2. 1, 2. Niente, altro lancio, 2, 1, 2, 2, indovinato, vinto, vinto, un punto, si vince a 3, eh? A 3 punti si vince, 1, 2, 3, 4, indovinato, vinto, 2 punti, 2 punti, 4, 1, 2, 3, 4. Donna di fiori, di donna di cuori, vi ricordate cosa fa la donna di cuori? La donna di cuori ti fa tornare all'inizio della spirale, invece il re di picche ti fa ripartire dalla fine. 1, vediamo se è l'asso, ho vinto, eh? Vinto, ho vinto, ho vinto, visto? Via, facciamone un'altra. Pronti? Cominciamo, eh? Primo lancio. 4. 1, 2, 3, 4. Indovinato. Un punto. Giriamo la carta. Altro 4. 1, 2, 3, 4. Niente. Altro lancio. 1, 2. Niente. 1, 2, 3. Niente. Altro lancio, sempre 3, 1, 2, 3, niente, altro lancio, 5, 1, 2, 3, 4, 5, niente, altro lancio, 2, 1, 2, niente, altro lancio, 1, niente, altro lancio, 1, niente, altro lancio, ancora 1,
Niente. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, sono andato sul 3 col 5, ho perso. Se andavo sul 5, potevo tirare ancora il dado, ero sopravvissuto. E anche se vado sopra le figure girate, vi ricordo che se vai su una figura che è stata già usata, tipo la donna di cuori o il re di picche, muori. Invece se vai sulla matta, la matta, siccome vale come per tutti i numeri, sulla matta, se andiamo sulla matta che è stata scoperta, continuiamo il gioco, non finisce. Allora, qui ho perso. Via, cominciamone un'altra. Nuova partita, primo tiro. 1. Indovinato, giriamo la carta. 1 punto. Secondo lancio, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Niente. 3, 1, 2, 3. Niente. 4, 1, 2, 3, 4. Niente. 4, 1, 2, 3, 4. Indovinato, giriamo la carta. Siamo a quota 2 punti. Se indoviniamo un'altra carta abbiamo vinto. 4, 1, 2, 3, 4. Niente. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indovinato. Vinto, vinto, abbiamo vinto. Abbiamo indovinato 3 carte. 1, 2 e 3. Vinto. Via, cominciamo un'altra partita. Primo lancio, 1. Ecco, questo caso è venuta la donna di cuori subito, che ci fa ripartire dall'inizio. Ripartiamo dall'inizio, non partiamo qua dalla carta, partiamo da qua. 1, siamo arrendati sulla donna, perso. Alle volte si perde subito. Allora, spero abbiate capito come funziona il gioco. Troverete le regole dettagliate scritte sotto questo video in informazioni. Io ho fatto molte prove, ci ho messo molti giorni a elaborare questo gioco. Ho fatto molte prove, vedete, mi segnavo tutte le partite che facevo, poi facevo delle percentuali, delle statistiche, ogni quanto si vinceva, ogni quanto si perdeva. Cioè, non è che inventi un gioco e lo fai subito, che fai il video subito. L'ho provato, riprovato, ho aggiunto delle regole, ho tolto, ho levato, ho provato. Voi potete fare anche come vi pare, potete anche aggiungerci delle regole voi, non so, magari fare che se girate la matta si vince in automatico, oppure se quando si va sopra una delle due figure, la donna di cuori o il re di picche, si perde istantaneamente. Però come l'ho fatto io, il gioco viene abbastanza bilanciato, è abbastanza divertente così. Poi potete anche giocare in due. Adesso simuliamo una partita a due, si può anche fare una partita a due. In due però si vince non con tre carte indovinate, ma con due, sennò viene troppa confusione. Facciamo una prova. Si tira alternati, uno alla volta, uno fa un dado, usate due dadi di due colori diversi. Ecco, qui ce l'abbiamo uno rosso e uno bianco. Allora comincia il dado rosso. Le regole sono uguali come per il gioco in solitario. Allora, dado rosso ha fatto 3. Giriamo. Vediamo, niente. Dado bianco, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, niente. 1, ecco, il dado rosso ha fatto 1, torna alla fine della spirale. Adesso tocca al bianco, 5, 1, 2, 3, 4, 5, niente. Rosso, 1, 2, 3, 4, niente. 1, 2, 3, il dado bianco, niente, dado rosso, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, niente, dado bianco, 4, 1, 2, 3, 4, niente, dado rosso, si stanno incrociando, il dado rosso è andato sul 5 con l'1, ha perso, quindi ha vinto il dado bianco, perché alle volte si può vincere sia per esclusione, cioè vince il rosso, in questo caso il rosso è stato eliminato, ha vinto il bianco, oppure puoi vincere perché indovini le due carte con il tuo colore, capito? Questa è la variante a due. Potete anche provare a tre, fare una variante magari a tre, magari in tre si può fare che il primo che indovina la carta o prende la matta vince. Ok? Va bene? Spero abbiate capito.
un saluto, mi raccomando, votate il video, commentate e se vi è piaciuto scrivetelo sotto nei commenti. Allora, spero vi sia piaciuto questo gioco, in questo caso mettete un bel pollicione in su, qua nell'angolo in basso a sinistra. Se non vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in giù. E poi, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi cliccando sulla miniatura qua in alto alla vostra destra. E poi vi volevo ricordare che ho realizzato altri 2 video con giochi con le carte e i dadi. Adesso vi faccio vedere i link. Ciao a tutti, alle prossime. Ciao! Ciao a tutti dal vostro amico Pantaclown. Estate! Ciao a tutti dal vostro amico Pantaclown. Estate, tempo di vacanze e villeggiatura, ma come sapete bene i clown non vanno mai in ferie e nemmeno in vacanza, noi non ci riposiamo mai, siamo sempre dietro a cogitare qualcosa, a studiare giochi, roba. Spero vi sia piaciuto il gioco, in questo caso se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su cliccando qua in basso a sinistra. Se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi. Ciao a tutti dal vostro amico Pantaclown. Allora, cosa ho fatto quest'estate? Ciao a tutti dal vostro amico Pantaclown. Allora, cosa avete fatto quest'estate? Siete andati in vacanza? Vi siete divertiti? Siete andati in villeggiatura al mare? Invece io no. Noi clown non andiamo mai in ferie, non ci riposiamo mai. Siamo sempre dietro a studiare nuovi giochi per far divertire la gente.